Vorrei donarvi alcune gemme. La prima è questa: è meglio essere poveretti che ricchi. Non sono le ricchezze che fanno contento il cuore, ma il fare la volontà di Dio. E poi ancora, se durante la vita si è fatto sempre il nostro dovere, la morte non fa proprio per niente paura. Sono alcune gemme di una madre straordinaria, Mamma Rosa. Qui ci sono alcune reliquie che mostreremo fra poco e che potete vedere, mentre io accoglierei nel nostro studio Padre Gianluigi Pasquale. Padre Gianluigi è docente presso la Pontificia Università Lateranense, lo voglio ricordare, e poi ricorderemo anche un grande legame con Padre Pio che si è fatta proprio in un'opera importantissima, lo voglio dire, perché c'è stato un grandissimo lavoro dietro, una raccolta epistolare preziosissima per conoscere questo grande santo. Pronipote. Pronipote come lei della beata Eurosia Fabris Barban, che ci terrei a sottolineare è la prima beata di Benedetto XVI, colui che ha voluto che le beatificazioni fossero extra urbem, cioè fuori dalla città di Roma. Mi ha sempre impressionato il fatto, in senso positivo, che per noi parenti, per Maria Carla, per il sottoscritto, anche per i nostri genitori, e la causa di beatificazione di questa nostra bisnonna fosse come stata sepolta nella polvere della storia. Poi c'è stato qualcosa di miracoloso, ma al contempo vorrei dire di straordinario, perché il beato Giovanni Paolo II ha dato un impulso fortissimo all'accelerazione della causa, che noi non ci aspettavamo. E Benedetto XVI, dunque, fissarono la data della beatificazione nel 2005, però Giovanni Paolo II volò in cielo. Ecco, ma lì intuì io che i santi si fiutano tra di loro. Ecco, vorrei sottolineare questa parola. Una bella immagine. Era già stata fissata la data di beatificazione, il Santo Padre volò in cielo, venne poi dichiarato beato, ma Benedetto XVI, appena fu eletto al soglio pontificio, diede un nuovo impulso alla causa, per cui il 6 novembre del 2005 ci fu questo grande evento ecclesiale della diocesi che ha partorito alla fede proprio Mamma Rosa, e la diocesi di Vicenza, di cui noi pure siamo figli, con una beatificazione che non dimenticheremo mai. Maria Carla si è adoperata tantissimo per quelle migliaia di rose bianche, credo erano. 1500 rose bianche. E poi un altro particolare che io non dimenticherò mai di questa prima beatificazione è il fatto che il breve apostolico con il quale Benedetto XVI ha firmato, appunto, come risaputo, la beatificazione stessa, inizia nell'anno della fede che noi stiamo celebrando con questa frase che traduco subito in latino: una donna non può ritrovare se stessa se non amando. E come diceva lei prima, Fabio, è proprio vero, Maria Carla è mamma e penso lo possa testimoniare e rubricare. Una donna è nella maternità naturale e spirituale che può ritrovare se stessa. Ecco perché prima Maria Carla parlava anche della maternità sacerdotale di Mamma Rosa, di cui forse lei c'è un'altra gemma che io vorrei donare ai nostri amici che ci seguono a casa, che ha proprio a che fare con quello che ci diceva Padre Gianluigi, cioè con questo sostegno che oggi è Mamma Rosa per tante donne che cercano di accogliere una nuova vita, la maternità, non solo a Vicenza, non solo a Venezia, non solo nel nostro paese, ma vi assicuro anche negli Stati Uniti e in Australia, gruppi spontanei devoti a Mamma Rosa. I figlioli ce li manda il Signore come un tesoro. Abbiamo confidenza in Dio che non ci farà mai mancare il necessario. Confidenza significa affidarsi alla provvidenza. Lei lo ha fatto nella sua vita. Chi è che oggi invoca Mamma Rosa? Penso a chi ci segue a casa in questo momento e che magari sta vivendo un momento di difficoltà. Sono, come diceva lei, quelle stesse persone che la invocano in Italia, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, quelle mamme che sono sposate e hanno difficoltà a ricevere dei bambini, che hanno difficoltà a entrare nella fase della gravidanza. E invocando Mamma Rosa, questo è il primo, il tipico miracolo di Mamma Rosa, rimangono incinte.
Oso dire che anche mia cugina Carla è stata molto devota in questo senso di Mamma Rosa nell'aver avuto il suo stupendo figlio Samuele. Poi c'è un altro miracolo che ha impressionato tutta la commissione diocesana che era stata nominata, tra il quale il sottoscritto, della cosiddetta extumulazione. È risaputo, per chi ci sta ascoltando, che quando la Chiesa Cattolica eleva gli onori degli altari un beato o una beata, la prima cosa che si fa è la ricognizio canonica dei resti mortali, come per Padre Pio, come per tutti, certo. Come per San Francesco. Mi ricordo ancora quella mattina di primavera, cos'era, il 22-23 marzo del 2005, sì. Sotto segreto pontificio noi della commissione dovevamo andare al cimitero di Marola, dove Mamma Rosa era sepolta sottoterra per 73 anni. Iniziamo la extumulazione e una dottoressa, e la dottoressa Stefania Dante, che era appunto stata incaricata, non credente peraltro, dalla commissione di fare il rilievo canonico delle ossa, a un certo punto mi chiamò perché all'interno del cefalo della nostra bisnonna beata, con sua somma sorpresa, mi chiamò e mi disse: padre, guardi qui. Presi il cefalo e vedemmo che il cervello era rimasto completamente incorrotto. Era una meravigliosa massa ancora bianco-grigia, come il nostro cervello, soltanto che era bloccato ed era rimasto incorrotto, pensi lei, 73 anni sottoterra. Allora mi disse: cosa facciamo, padre? Io non posso, non posso come medico legale distruggere questo tessuto molle. Sappiamo che tutti i tessuti che per primi entrano in degenerazione sono appunto quelli molli, il fegato, la lingua, ecco perché il miracolo della lingua di Sant'Antonio, gli occhi e quindi anche il cervello. Io dissi: guardi, cerchiamo di salvarlo, ecco, con un piccolo trapanammo qui l'encefalo e con forcipi riuscimo a estraporare. Adesso Maria Carla si è interessata con il parroco ed è all'interno di un reliquiario dorato. L'abbiamo visto adesso. Conservato. Però io ricorsi a sua mamma, che adesso ci sta sicuramente ascoltando assieme a tante altre brave donne cattoliche e anche non cattoliche e altri bravi uomini in Italia, e gli chiesi, sua mamma si chiama Maria Cristina Piccolo, gli dissi: zia Maria, ma perché la nonna, tua nonna, ci ha lasciato questo segno del cervello intatto? Ecco, questo lo dico proprio anche, se posso permettermi, come teologo, oltre che come frate francescano. Mi rispose, questa risposta è stata scritta in vari libri, adesso la biografia è stata tradotta anche in inglese, perché la nonna ci aveva sempre insegnato la virtù dell'onestà, che infatti, secondo Aristotele, è regolata dalla recta ratio, dal cervello, che distingue il male dal bene. Questo è il libro, potete vedere la copertina, Beata Mamma Rosa, L'amore umile fa grandi i piccoli, Deoniana Libri. È un testo che racconta la sua vita, che ha anche la vostra testimonianza, che mi ha colpito molto, che ha a che fare con l'amore. La fede è una energia, è una energia che, è scritto nel Vangelo, può spostare le montagne. E la fede non è soltanto un ritenere per vero quello che il Signore Gesù ci ha detto, ma è un impulso spirituale che noi abbiamo ricevuto dal giorno del nostro battesimo per avere quella forza a che la nostra vita prosegua ferialmente durante il giorno, ma soprattutto prosegua per tutta la vita nell'unica direzione verso la santità. Infatti, se volessimo dare una definizione di santi, i santi sono dei frammenti, dei beati, dei frammenti del Cristo totale che ci sarà alla fine, che vengono lanciati nel nostro presente. Pensi lei, nel secolo XX soltanto, quanti santi abbiamo avuto? Beato Giovanni Paolo II, il Beato Giovanni XXIII III, Padre Pio, la Beata Eurosia Fabris Barban. Ecco, questo l'ha detto Ratzinger, il grande teologo, il Papa emerito al quale noi siamo ancora molto legati, certo, assieme a Papa Francesco. Sono delle schegge di Gesù che vengono nel nostro presente. E non è un caso che proprio nel nostro presente ci siano stati questi santi, che poi si intrecciano tra di loro. E vorrei solo spiegare, così rispondo anche alla sua domanda, perché c'è stata questa strana e grossa richiesta di conoscere Mamma Rosa fuori dalla penisola italiana. Questo volevo chiedere, perché io voglio sottolineare anche chi ci segue, padre Gianluigi Pasquale, fra l'altro, ha fatto questo lavoro preziosissimo. Padre Pio, le mie stime, te ne è nato un libro dalla raccolta delle lettere che Padre Pio ha indirizzato a Padre Benedetto, che è stato il suo padre spirituale, e
hai proprio una visione, fra l'altro ti è stato anche fatto dono di questa foto così, così preziosa e importante che stiamo mostrando. Quindi è un mondo che conosci benissimo, che anche la tua opera di insegnamento propone a tante persone e che poi hai vissuto anche in famiglia. Sei proprio la persona adatta a farti questa domanda, perché fra l'altro Mamma Rosa, lo dicevi poco fa, per lei c'è una devozione straordinaria dall'altra parte del mondo, Canada, negli Stati Uniti, in Australia, anche in Italia, ma voi praticamente questa biografia siete quasi stati costretti a tradurla subito in inglese. Perché? Allora, diciamo così, il primo seme è stato gettato dal grande figlio di Mamma Rosa, il francescano padre Bernardino Barban, che viaggiava spesso negli Stati Uniti, era un grande predicatore, era un vulcano, credo. Era un vulcano, sì, sì. Era un degno figlio della sua mamma e cominciò a parlare di questa beata soprattutto a New York e a Chicago. Questo prima che io nascessi, evidentemente. Poi, nel 2010, ecco, anche qui si tratta di capire come veramente la Divina Provvidenza agisce per vie a noi imperscrutabili. Nel 2010 io fui invitato a Chicago a tenere un ritiro di Pasqua soltanto parlando di Padre Pio. Lì, 3 anni fa quindi, c'era un frate che ascoltò la meditazione su Padre Pio. Ecco perché i santi si aiutano l'un con l'altro. Sì, sì, sì. E alla fine della meditazione distribuì appunto queste immagini della nostra bisnonna beata in italiano però. Dopo 3 anni questo frate è già andato nell'infermeria nostra di Milwaukee e mi ha scritto una lettera mandandomi quel negativo che voi avete mandato prima in onda, che rappresenta Padre Pio nel 1968, pochi mesi prima della sua morte. Una foto rarissima. Rarissima, una delle più vecchie Kodak che adesso non ci sono più. Però mi chiese, guardi, dice padre, io le faccio questo mio regalo quasi come testamento, ma non voglio morire senza prima aver letto la biografia della sua bisnonna beata, ovviamente in inglese. E quindi siamo stati costretti. Ma come non bastasse, sa com'è nata questa biografia in inglese? È nata perché attraverso delle signore di Roma che conosco, non so se mi stia ascoltando Tiziana Boeris, che lavorava nell'Alitalia, conosceva un'altra grande cattolica, Franca Boff di Sydney, grazie all'Alitalia. Questa ha un contatto con il tablet di Londra, lanciò la notizia, ci sono dei devoti di Mamma Rosa negli Stati Uniti, The Tablet di Londra lanciò la notizia e una certa dottoressa mezza cappa di Massa Carrara, irlandese, quindi bilingue, ha tradotto gratuitamente, mi creda che è una biografia consistente. Grande lavoro, E quindi adesso il lavoro verrà varato dalla Accademia Verlag, una casa editrice tedesca. Insomma, io ho sentito la cattolicità della Chiesa in questa umile, creatura, questa mamma proprio dei sacerdoti. Penso vivere giorno per giorno la santa volontà di Dio, e cioè quella capacità che aveva anche Gesù Cristo. Primo, di non anticipare mai i progetti del Padre rispetto ai suoi progetti. Magari noi potessimo fare così, non anticipare mai i progetti che Dio Padre ha nei nostri confronti rispetto ai nostri progetti. Secondo, compiere, come faceva la nostra bisnonna Beata, la volontà, e anche l'altra testimonianza che abbiamo sentito, la volontà di Dio punto per punto, non soltanto in alcuni settori e non in altri. E poi come un costante sì detto lo Spirito Santo. Questo era peraltro il triplice modo con il quale Gesù Cristo viveva il tempo, e lo vivevano anche Mamma Rosa e santi del nostro ventunesimo secolo, del nostro ventesimo secolo. La santità di fatto è un dono di Dio che è calato nel tempo, è come che l'eternità sfiorasse il tempo. E allora, per rispondere alla domanda, è possibile anche a noi, da che siamo stati battezzati, tutti siamo chiamati alla santità, tutti, vivendo giorno per giorno quello che ci capita. Quello che un po' si può dire anche, con un proverbio popolare, quando siamo provati, che non tutto il male viene per nuocere, può essere quello il tallone d'Achille per portarci verso Dio. Grazie anche a padre Gianluigi Pasquale, bravo, professore, bravo, amico ormai, davvero. Frate soprattutto, con questa grande dote di arrivare al cuore delle persone. Sia benedetto il Signore.